Ok, buonasera a tutti. Stasera parliamo di Terraform e di quanto Terraform ami Azure, ok? Dunque, perché non va avanti? Perfetto, ok. Perché Terraform? Perché in azienda avevamo tutto on-premise ed era stato tutto messo in piedi con delle installazioni manuali, malamente documentate, per cui avevamo bisogno di ricostruire cosa era stato fatto, e con l'obiettivo di portare tutto nel cloud, per un discorso di costi, per un discorso di future evoluzioni, perché il cloud ti permette di sperimentare molto di più. E abbiamo bisogno di acquistare agilità in azienda. Quindi, questa è stata la nostra motivazione, e potrebbe essere una buona motivazione anche per voi per adottare simili strumenti. Agenda. Partiamo dalle cose più belle di Terraform, per poi passare a quelle meno belle. Allora, cosa c'è di buono di Terraform? Ci sono diversi strumenti nell'ambito DevOps. Terraform, in particolare, è stato disegnato, progettato per lavorare nell'ambito del provisioning, ovvero sia per allocare e configurare risorse in un cloud provider, da un fornitore di cloud come Azure, e quindi creare virtual machine, definire la rete che le collega e così via. Non solo creare, è in grado anche di aggiornare, per cui per esempio se io ho creato 4 macchine e ne definisco una quinta, ne allocherà una quinta senza distruggere le 4 macchine esistenti. Questo è un po' l'approccio che ha Terraform. Ma andando più nel concreto, trovate tutto su questo sito, terraform.io, e ora lo faremo. Ok, e a questa faccia, come vedete, c'è subito la schermata per scaricarlo. Voi vedete qua, Windows 64 bit, non viene facile vederlo, però è tutto contenuto in un singolo eseguibile. Ok. Quindi adesso lo scarichiamo e vediamo di che razza di cosa si tratta. Come vedete è un singolo eseguibile di 80 mega. E lì dentro c'è tutto quello che vi serve per lavorare con Terraform. Bene. Detto questo, che cosa fate con Terraform, con questo eseguibile? Dovete immaginare una specie di compilatore. C'è un linguaggio, questo linguaggio che è descrittivo, dichiarativo, con cui descrivete le risorse che volete in Azure, le date in pasto all'eseguibile, a questo Terraform, a modo di compilatore, e lui vi valida le definizioni, se è corretto sintatticamente e alcuni controlli semantici, e con questo va a creare le risorse in Azure. Se vedete, è abbastanza semplice da leggere. Parte tutto con resource, il tipo della risorsa che voi volete andare a creare, per esempio una macchina virtuale, il nome all'interno di Terraform e poi via via tutti gli elementi specifici di Azure, perché questa è una risorsa di tipo Azure. Quindi il nome che avrà la macchina Windows, dal punto di vista Windows, il nome che avrà la macchina in Azure, dove viene creata, in quale region, a quale resource group appartiene e così via, tutti i vari elementi che la definiscono, quindi i collegamenti di rete, i dischi, le dimensioni, il sistema operativo e così via. Ok? Quindi è un linguaggio molto semplice, molto molto più semplice se lo confrontiamo con uno strumento come Azure ARM Template, che è molto più complicato da leggere, perché è un JSON e quindi la sua leggibilità si va un po' a perdere. Altri due elementi che voglio far notare: è molto facile costruire degli ambienti di notevole complessità, perché come vediamo qua nel Network Interface IDs, posso fare riferimento a altri elementi. Okay, quindi la macchina virtuale può fare riferimento a una scheda di rete definita con un altro pezzo di codice e quindi costruire un ambiente coerente e integrato.
Poi ci sono tutti gli elementi per parametrizzare arbitrariamente le cose a nostro piacimento, come per esempio qua il nome utente e password dell'amministratore sono dei parametri che io inietterò al momento dell'esecuzione. Quindi in pratica cosa andiamo a fare? Abbiamo questo strumento a riga di comando e si basa su tre passi. Il primo passo è quello di preparare l'esecuzione, il comando init. In questo comando init lui che cosa fa? Fa una prima scansione di tutti i sorgenti e in base a questa si accorge che utilizzerò delle risorse Azure e quindi automaticamente si scarica dei moduli per Azure. Se nel nostro codice sorgente ci fossero dei moduli per dire GoDaddy per gestire certificati e il DNS, si scarica il modulo GoDaddy. Se ho un mix di risorse Azure e Amazon AWS, posso averli all'interno di un'unica definizione. Questo è notevole, soprattutto per le aziende più grandi che vogliono avere un multi-cloud e quindi avere, per esempio, che so, un ambiente primario su un fornitore, ad esempio Azure, Microsoft, e un ambiente secondario per il disaster recovery, per esempio in AWS su Amazon. Questo è fattibilissimo. A seguire c'è tipicamente il comando plan. Col comando plan noi andiamo a vedere che cosa Terraform pensa sia necessario fare in base a quello che c'è nei sorgenti e a quello che vede nell'ambiente target. E dopo lo vedremo in esecuzione. Apply è quello che, dato un piano, lo esegue. Okay, quindi diciamo questo schema è la best practice da seguire. Plan e poi apply. Plan visivamente esamino quello che c'è da fare in modo da evitare spiacevoli sorprese, perché bene o male tutti gli automatismi possono trarci in inganno e per piccoli errori nostri distruggere ambienti di produzione. Altro elemento importante, quindi c'è una cosa che si chiama stato, dove contiene tutta la mappatura tra i nomi interni sorgenti, che ci sono nei sorgenti Terraform con gli oggetti che stiamo riferendo nell'ambiente target. E lo stato va propriamente gestito, salvato su uno storage condiviso e robusto, magari anche con dei backup, delle cose del genere, perché poi ricostruirle è abbastanza complicato, non impossibile, ma complicato. Richiede un sacco di lavoro, quindi perdere lo stato è un pasticcio notevole. Quindi, vediamo in pratica che cosa si fa. Qui ho una riga di comando, ho già scaricato alcuni esempi che poi dopo vediamo, sono disponibili su GitHub e posso digitare il mio bel comando Terraform. Ok, a vuoto. Ops, pardon. A vuoto si limiterà a mostrarmi i comandi possibili. Come vedete, abbiamo il comando init, il comando plan e molti altri per fare delle cose più sofisticate. Quindi, in questo directory io ho pochissimi file, praticamente il mio main contiene una semplice definizione. Lo apro ad esempio con Notepad. Ok, e come vediamo, contiene questo che è semplicemente una metadichiarazione che dice questo sorgente è valido per la versione 0.11 di Terraform e sottoversioni. Ho bisogno del provider Azure versione 1.0.1x, comunque non la 2.0, e in più vado a configurare il provider Azure di utilizzare queste informazioni per connettersi e l'utente con cui si parlerà con Azure. Qui c'è un'unica risorsa che noi andiamo a creare, in questo caso ho messo tutto in un singolo file. La risorsa non è altro che un semplice resource group, il cui nome è parametrico. Vediamo un po' come sono fatti un file di parametri. Ok.
In questo caso, come vediamo, semplicemente la variabile envName ha questo valore qua, tfdemo, glv, eccetera, e verrà utilizzata qui. Se vado a vedere il mio ambiente di test su cui andrò a operare, in questo momento ho un solo resource group, che vedremo dopo, glv, che però ha un nome diverso da quello che abbiamo qua nel nostro esempio. Ok, non so se riesco a farveli vedere contemporaneamente. Perfetto. Ok, quindi avremo questo nome più lungo quando finiamo di eseguire il comando. Quindi abbiamo detto terraform init, mi predispone l'ambiente, come vedete sta scaricando il provider specifico di Azure, perché facendo l'analisi dei sorgenti vede che ce n'è bisogno, verde, tutto bene, ha scaricato quello che doveva fare. Poi di che di solito noi eseguiamo plan e salviamo il piano in un file per poi riutilizzarlo. L'esecuzione del pen fa di nuovo la scansione di sorgenti, ogni volta riscandisce tutto e mi dice che il piano comporta aggiungere una risorsa, cambiarne 0 e cancellarne 0. Quindi mi andrà a creare una risorsa di questo tipo che avrà questo nome. Okay, quindi adesso noi andiamo ad eseguire il piano, apply plan dart, si andrà a connettere ad Azure, prendo il nome fatto, pasticci sempre nelle demo, e ha finito, in 3 secondi è andato a crearmi un resource group. Vado a rinfrescare il portale Azure e vedo che mi ha creato la mia risorsa. Adesso faremo una demo un pochino più complicata, ok? In questo resource group vediamo che è vuoto, non ci sono... Oh, no, c'è già qualcosa. Per esempio c'è questa macchina virtuale, adesso io la cancello e quando è finito di cancellarla potrò lanciare di nuovo Terraform per ricrearla. Siccome il tempo a disposizione è abbastanza limitato, ci ritorneremo poi, adesso passiamo, torniamo alla presentazione e in qualche minuto vi do ulteriori elementi su Terraform. Quindi, Terraform vi permette di descrivere tutto un ambiente virtuale in un cloud provider, ma anche altri elementi come per esempio record DNS, creare risorse di tipo database e tante altre cose. E invece di costruirle a mano potete avere questi script che le definiscono. Essendo degli script dei sorgenti va tutto tenuto sotto source control e vi permette di controllare le cose. Un piccolo punto d'attenzione: come tutti questi strumenti open source, sono in forte evoluzione e la versione 0.12 porterà delle novità radicali, sarà una piccola rivoluzione e consiglio un po' di prudenza nel valutare l'adozione di quale versione. Ci sono tutta una serie di cose che uno scopre man mano che lo usa, ad esempio ogni volta quando dovete usare nuove risorse dovete spesso passare delle credenziali in segreto, per questo ci sono delle cose come i protected settings e uno si domanda, sì, ma da una parte che so c'ho un oggetto credential in PowerShell, come glielo passo? Basta creare della specie di JSON e lui va via tranquillissimo. Ci sono dei falsi problemi che poi si superano con facilità. È ricchissimo di funzioni, per cui per esempio io posso andare a calcolare tutti gli indirizzi IP e assegnarli staticamente alle mie macchine, alle mie risorse, andando a costruire subnet e identificativi host, estraendoli da un indirizzo orario di base. Altra cosa importante, il provider Azure si integra bene con Azure Key Vault, per cui per esempio noi abbiamo un Key Vault dove abbiamo messo, creato in anticipo tutti
tutti i nomi degli utenti amministrativi e relative password. Terraform non ha alcuna password all'interno dei sorgenti e andrà semplicemente a scaricarsi da Key Vault. Questo perché l'utente con cui gira Terraform ha sufficienti permessi da poter leggere i segreti da Key Vault. Ecco che qui incontriamo un altro elemento del linguaggio. Vediamo che il primo elemento non è resource, ma è data. Mentre una resource rappresenta qualche cosa che io voglio esista nell'ambiente target, data è una semplice query che mi permette di pescare informazioni dal cloud, quindi da risorse già esistenti o da risorse create da altri script. E questa è una delle tecniche per giuntare, per decomporre un ambiente complesso in tanti piccoli sottoinsiemi. Altre cose, vabbè, poi praticamente Terraform si limita per esempio a permettervi di creare una macchina virtuale, ma poi per esempio la macchina virtuale ha solo il sistema operativo e niente installato sopra. Ecco, a quel punto si può integrarlo per esempio utilizzando una virtual machine extension per lanciare uno script di SSC, per la Scrambler SC, lanciare uno script Bash, lanciare uno script Ansible, oppure ci sono anche degli specifici provider per Chef, per Docker, per Kubernetes, quindi c'è una ricchissima varietà di scelte per come andare a configurare una macchina virtuale. Chiaramente questo è importato, tanto è vero che stanno rivoluzionandolo proprio perché alcune cose sono difficili da fare. È possibile avere più istanze di una stessa risorsa, quindi per esempio avere 4 copie di una stessa macchina virtuale con 4 nomi diversi, però per esempio non riesco a fare un ciclo, quindi a parametrizzare il numero di dischi della macchina virtuale, ecco, quindi sono limitati. Così come anche è complicato avere delle cose opzionali, degli elementi opzionali. Vi richiedono un po' dei giri abbastanza complicati, eccetera. Quindi si trova molto bene se tu hai un blueprint chiaro, finito, sai quante stanze vuoi nella tua casa, dove le posizioni e così via. Ecco. Infatti questi sono elementi che stanno cercando di superare. Altro elemento su cui stare attenti, può capitare che Azure abbia rilasciato delle nuove risorse o delle nuove funzionalità di risorse esistenti e il provider Azure non sia pronto per la cosa. Per esempio, noi ci siamo trovati in difficoltà col definire degli application gateway e per quelli sono ricorso a un template ARM, sempre però lanciato da Terraform. Quindi c'è sempre questa scappatoia, posso fare un script Terraform che non fa altro che lanciare un template ARM. Altra cosa che fa venire un po' il mal di testa sono gli errori. Delle volte non si capisce assolutamente così a colpo d'occhio dov'è il problema, nel qual caso si ricorre ad andare nel portale di Azure a vedere il deployment associato all'esecuzione Terraform e lì dentro si scoprono, dentro i log, gli errori dove si sono andati che si sono generati nell'esecuzione. E poi ci sono delle altre cose antipatiche da gestire, per esempio appunto la gestione dello stato è importante, per esempio per chi usa Azure, salvarla su Azure Storage. In questo modo posso lavorare su uno stesso ambiente con più persone in parallelo perché Terraform pone dei lock su questo stato e impedisce che due persone contemporaneamente vadano a cercare di modificare la stessa risorsa. Cioè, immaginate lo scenario in cui io e il mio collega di fianco cerchiamo di ricreare la stessa macchina virtuale. In questo caso si viene a coprire la situazione. Altra cosa, ci sono alcune proprietà delle nostre risorse e Terraform non si accorge che sono diverse. Per esempio, se noi cambiamo la password dell'utente amministratore, lui non è che si limita a cambiarla, ci vuole ricreare la macchina. Ci sono altre cose che se le cambiamo
non ti dice, ah no, non è cambiato niente, non c'è niente da fare. Quindi a volte bisogna un po' pigliarlo a calci per fargli riconoscere dei cambiamenti rispetto allo stato. Altra cosa molto importante da gestire e da pianificare per tempo è come organizzare i sorgenti in modo da limitare i danni che posso fare nel caso di un errore. Quindi per esempio vado a partizionare gli elementi che compongono il mio ambiente, per cui separo i pezzi di codice che gestiscono la rete dai quelli per esempio che so che gestiscono le macchine virtuali, da quelli che gestiscono il database, e in questo modo evito di fare grossi pasticci e posso anche delegare specifici elementi. Quindi gli applicativi si ricreano le macchine virtuali ma non sono in grado di ricreare i database e di partizionare poi tra un ambiente di produzione, quello di QA Day e così via. Quindi organizzare i sorgenti è importante e conformemente quindi lo stato deve essere allineato ad essi. Siccome il tempo è limitato, adesso ci limitiamo a un altro paio di elementi. Anche qua il parsing è un po' strano e delle volte tocca fare escape, di escape, di escape, di escape e sei un po' confuso dal perché. Il perché sotto sotto è che quello che tu scrivi viene trasformato spesso in un JSON che viene passato alle API di Azure. E delle volte devi fare degli escape ulteriori perché il JSON è abbastanza pignoletto su certe cose. Ok, andiamo a vedere la nostra macchina virtuale che è stata cancellata e vediamo appunto di provare a ricreare la macchina virtuale, che è una cosa un po' più sofisticata. Quindi la parte di plan questa volta sarà assai più complicata perché andrà a rileggere tutto quello che c'è nel mio resource group. Come vedete, sta vedendo che ci sono degli elementi di rete, dei dischi, delle varie altre cose, e mi comunica che vuole creare due nuove risorse e cambiarne tre. Quindi in questo caso vuole creare la macchina virtuale e lanciare lo script DSC sulla macchina virtuale appena creata. In più mi vuole cambiare le regole di accesso perché l'IP da cui sto chiamando è cambiato rispetto al momento in cui ho creato la macchina virtuale. In questo caso sono delle regole sul firewall, diciamo così, che permettono l'accesso alla macchina virtuale. Se io rilancio con apply, lui ricalcola una volta le differenze, se nel frattempo fosse cambiato qualcosa manualmente tramite il portale, ecco che lui mi avverte che non posso andare a fare cose perché qualcun altro le ha cambiate. L'errore che abbiamo in questo momento è che quando abbiamo cancellato solo la macchina virtuale, non abbiamo cancellato i dischi associati, e quindi lui si rifiuta di cancellarli, perché perdere i dischi per default Azure è sempre sul chi va là e ti dice no. Ok, di solito sono operazioni che durano pochi secondi, quelle di cancellare i dischi, non quelle di cancellare le macchine virtuali, quelle durano un po' più tempo. E quindi possiamo riprovare la cosa. Se provo a rilanciare apply, cosa fa Terraform? Ti dice no, perché nel frattempo le cose sono cambiate, deve ricalcolare il piano. Ok, quindi noi ricalcoliamo il piano, stavolta mi dirà che le risorse da creare non sono due ma quattro, perché adesso si accorge che i due dischi non ci sono più. Ecco qua. No, sì, che sono delle risorse annidate, non sono delle risorse esplicite, scusate, sono solo due. E quindi adesso l'apply partirà e ovviamente ci impiegherà il suo tempo. Nel frattempo vediamo le ultime slide e gli diamo il tempo di creare la macchina virtuale. L'unica cosa che vi faccio notare è che lui ogni
10 secondi ti dà un messaggio che ti dice: sto ancora andando avanti, quindi tu sei tranquillo che non si è rotto niente, sta ancora proseguendo nel fare le sue attività. Bene, in conclusione, vabbè, andiamo a vedere dopo se la demo è andata in porto con successo. Io quello che suggerisco, chiunque voglia usare Terraform oltre una semplice demo, un giochino, quindi in modo professionale, si compri questo libro e se lo studia. E Writing Infrastructure as Code Terraform Up and Running di Brickman. Questo libro contiene tutta una serie di importantissimi elementi. Alcune cose sono leggermente datate in termini di sintassi, ma la sostanza è tutta là. Se volete usare professionalmente Terraform, lì ci sono tutte le cose più importanti. Ovviamente le slide le troverete poi su SlideShare. Adesso torniamo alla nostra demo e vedere, questa ci vorrà ancora qualche minuto. Quindi, se avete delle domande da fare, siamo qua a vostra disposizione. Mi sembra veramente strano, secondo me Giuliano se n'è andato a dormire o a mangiare. Ok, due elementi importanti. Primo, il codice che tu scrivi è specifico per un provider. Quindi, se scrivi il codice per Azure, non funziona per AWS. Ok, Terraform è sempre lo stesso, ma il codice che scrivi tu no. È un po' come il C. Tu puoi scrivere del codice, però non è che il compilatore te lo fa per una piattaforma. Ok, sei tu a devi fare la fatica di renderlo trasparente. L'altra cosa che andiamo sul sito di Terraform e ti mostro un momento nella documentazione che è abbastanza ricca, anche se formattata un po' così. Tra i provider hanno cominciato a doverli organizzare per la quantità di provider disponibili. Ok, tu puoi c'è cioè, siccome c'è una vasta comunità, c'è sempre più roba qui. E alcuni sono per delle cloud on-premise. Per esempio, c'era OpenStack, l'hai già visto? Che volevo nominartelo, appunto. Infatti. E ci sono delle cose specifiche, per esempio MySQL, Postgres, RabbitMQ, che vanno direttamente sul coso. C'è anche qualcosa per VMware, ok? Ovviamente tutte queste cose vanno un po' provate perché il grado di copertura non dipende da Terraform, ma dipende dal provider. E ci sono dei provider seguiti direttamente da HashiCorp, ci sono dei provider dove c'è un forte supporto da parte del cloud provider, quindi posso tranquillamente consigliare di utilizzare Azure o Azure Stack perché dietro c'è una sponsorizzazione Microsoft, ovvero ci sono persone Microsoft, c'è supporto Microsoft che fanno in modo che questi provider siano abbastanza aggiornati, che restino al passo, che siano funzionali, che i bug vengano risolti, ci mettono persone, sponsorizzazioni varie, per cui ci si può investire. Poi ce ne sono tanti altri, poi per esempio c'è supporto verso Helm, verso Kubernetes, nel contesto di call. Quindi puoi avere delle situazioni dove hai un mix di diverse tecnologie che descrivono la tua infrastruttura e il Terraform ti fa da collante del tutto. Per esempio, è in grado di crearti risorse anche su
Grafana e altre cose del genere. E puoi veramente definire un ambiente completissimo, che ovviamente copre un po' tutte le basi. Penso, io per me, nell'uso che ne ho fatto io, mi sono limitato a fare solo l'infrastruttura. Non sono andato a. Ho usato Ansible e PowerShell per fare la parte di configurazione delle macchine virtuali. Bisogna un po' vedere i contesti, perché ho notato che, per esempio, tra. I gruppi che usano Terraform c'è sono gente che fa service di cloud per terzi. Non so se mi sono spiegato. Sì, salve, io c'ero ancora ma avevo abbassato il microfono. Infatti mi ero risparmiato la domanda anche perché un pochino di ricerca l'avevo fatta e di Hyper-V ancora non hanno buttato fuori un plugin ragionevole che mi permette di pilotarlo perché diciamo sì, mi interessa anche a me per una serie di motivi. C'è da aggiungere anche un altro fatto che loro hanno altri due prodotti che Vagrant e Packet che pilotano invece direttamente Hyper-V. Quindi non so, diciamo così, quanto sia di loro interesse, mentre Terraform l'ho visto sempre molto orientato al mondo cloud, principalmente al mondo cloud, come tool. Sì. Anche se, per esempio, tu puoi usare Packer per creare le immagini delle macchine virtuali, quindi per fare la parte di configurazione. Quindi in realtà anche verso Azure tu puoi usare Terraform, Packer e avere le tue macchine virtuali in Azure. Sì, perché principalmente Packer che cosa fa? Prende le ISO e ti dà tutta una serie di strumenti abbastanza interessanti per partire dalla ISO e generarti la VM con tanto di assegnazione di file di risposta e quant'altro. Cioè tutta una serie di giochini abbastanza carini che ti permettono di fare questa cosa qui. Per cui lì automatizzi e poi a un certo punto scegli se personalizzare e poi chiudere la macchina e generarti una box di cui fai il deploy massivo tramite Vagrant, oppure diventa la box l'immagine di riferimento con cui fai il deploy tramite Terraform. Lo scopo di Packer è quello sostanzialmente. Io tolgo quel pezzo lì che c'ho la ISO. La butto dentro su un ambiente e da lì genero la macchina e eventualmente configuro i servizi dentro. Sì, non solo. Un caso d'uso, se tu vai a vedere, tutti questi script sono pubblici, Microsoft usa Packer per creare gli hosting agent per la build di Azure DevOps. Quindi quando tu lanci una build su un hosted agent, questo hosted agent è un container barra una macchina virtuale e hanno usato Packer per creare queste immagini. Sì, no, è un ottimo uso perché a questo punto tu parti praticamente veramente da zero. Io ho, supponiamo che ne so, il ferro nudo o la macchina virtuale istanziata su Hyper-V o su Azure, però è un contenitore vuoto che io riempo e lo scopo del packet è quello alla fine. Mentre Terraform lo vedo più sul discorso infrastrutturale, cioè Ma io con infatti. Terraform io mi tiro sulle macchine virtuali, mi genero praticamente delle unità di routing con cui costruisco praticamente le rotte con cui le faccio dialogare tra di loro, Corretto. vado a segnare, diciamo sì, a livello di VNS le varie nomenclature. È un oggetto molto più d'astrazione, più di alto livello, se vuoi. Giusto per concludere, Terraform ha concluso il suo lavoro, quindi rischiamo il portale Azure, come vediamo ha ricreato le cose e se andiamo sulla macchina virtuale, ovviamente il portale è sempre JavaScript, no? Quindi non è esattamente un fulmine di guerra, specialmente sulla mia macchina. Questo è un
un vecchio i5. Ok. La password. Quando non riesce a aprire le cose. Spero che sia questa. Ouch. No, oh signore. Ho un piccolo problema. Sì, è che non mi ricordo più quale sia da prendere. Forse, no, perché questa. Ah, proviamo se è questa, sia questa. Ah, ok. L'ultimo pezzettino della demo è quello che ha creato la. Questo è l'utente amministratore, come ovviamente non ha il. Non si chiama administrator, perché quando Azure crea le macchine virtuali gli dà il nome che preferito voi. E vedremo che PowerShell DSC l'ho iniettato in fase di costruzione della macchina e purtroppo la prima volta che si usa è sempre un po' fredda. Queste sono le tipiche cose da tagliare nel video e mandarle a velocità accelerata. Intanto che aspettiamo, ti posso fare una domanda, Certo. Giulio. Come esperienza, diciamo sì, a livello infrastrutturale, un'infrastruttura non banale, quindi 5, 6, 8 VM con attaccate un po' di cose o montate dentro un po' di servizi, più o meno quanto tempo di deploy ci avete messo e quanto tempo di studio per tirare giù vari, diciamo sì, le varie definizioni? Perché poi alla fine Terraform macina quelle. Allora, noi abbiamo un ambiente nostro, sono, più di una ventina di macchine, perché sono diversi ruoli specializzati. La vera fatica non è Terraform, te lo garantisco, la fatica è la parte di configurazione, quella che fai con TSC, Ansible, Packer, eccetera, eccetera. Infatti, ti dico, nel progetto, le persone hanno imparato nel giro di una settimana le basi di Terraform e io gli avevo già impostato, diciamo, l'organizzazione, la struttura generale, gli avevo preparato, poi le abbiamo volute via via, le cose di base, quindi che sono la subscription, il key vault e altre fronzoli, le persone sono partite tranquillamente a farsi tutti i loro pezzettini Terraform molto velocemente. La pena è stata poi, cioè, poi ci abbiamo messo una decina di mesi uomo, ma anche di più in tutta la parte di configurazione. Quella sì è stata la parte dura. Ecco. Ok. Se noi andiamo a vedere come. Se noi andiamo a vedere il nostro PowerShell. Credo che sia un po' ammazzato da Zoom. Ok, questo utilizzo la machine extension per lanciare lo script DSC. Grazie. Ok,
Poi trovate tutto sul GitHub, ovviamente. Ok, qui che sono andato a definire, ok, il web server, quindi ci dovrebbe essere IIS con un certificato self-signed e magari anche web deploy. Vabbè, se c'è questo minimo indispensabile per poter fare il deploy di applicazioni. Sì. Ansible, abbiamo usato Ansible con la stessa tecnica, quindi lato Terraform fai generare lo script di lancio, la cui ultima istruzione è quella di lanciare lo script Ansible. In entrambi i casi il trucco che facciamo è, se vado qua in Paris, signor, che lento. Ok, in questo resource group c'è un storage, che è uno storage account, il quale ha dei container, dei blob container ovviamente, che ospitano gli script. Quindi questa è la tecnica che abbiamo utilizzato. Siccome per tutto abbiamo un repository Git, quando aggiorniamo gli script parte una build che ti rinfresca queste cose. E per il momento abbiamo fatto a mano, sto lavorando in questi giorni per lanciare anche Terraform in modo automatico, perché sempre più persone dovranno usarlo quindi limitare i danni, diciamo così. Sì, possiamo anche chiudere, sì. Qua li scrivo. Ecco, come dice, lo zippone con tutti i DSC. Né più né meno che lo zip della stessa cartella. Dopo trovate le cose qua su GitHub e possiamo chiudere la serata e dire che siamo alla fine delle trasmissioni. Grazie, Gian.